Ciao a tutti, benvenuti nell'Orto di Giulia. Faccio un breve aggiornamento per chi sta seguendo la questione dell'esproprio. Finalmente è arrivata una bella notizia, ossia il Consiglio di Stato ha emanato un'ordinanza di sospensione del provvedimento d'esproprio, appunto, fino a gennaio 2022. Questa è una cosa positiva perché ci fa pensare che comunque il Consiglio di Stato ha voluto prendersi del tempo, giustamente, per poter valutare bene tutta quanta la situazione. Questo speriamo che voglia dire che si arrivi ad una sentenza giusta, dove vengano valutate correttamente e non ignorate tutte quante le osservazioni che sono state mosse da noi e dal nostro avvocato Corvasce, e quindi che si riesca a salvare questo angolo di agro-romano all'interno del raccordo anulare. Inoltre, questo tempo di 6 mesi ci permette un attimo di respirare, perché sappiamo che per questo periodo loro non torneranno a fare una nuova acquisizione. Ma in questo periodo cerchiamo di non rilassarci troppo perché la questione ancora non è finita, sicuramente ci sarà ancora da lottare perché questa non è la sentenza definitiva, anche perché c'è sempre la rettifica del decreto che prima o poi loro faranno riuscire fuori per accampare altri diritti. Però intanto siamo contenti per questo piccolo passo e colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che ci hanno appoggiato, dai singoli cittadini alle associazioni, ai rappresentanti delle amministrazioni, tutti quelli che ci sono stati vicini sia telematicamente che qui sul posto. Io vi ringrazio perché senza di voi sicuramente non saremmo arrivati a questo risultato e continuiamo a stare insieme per poter arrivare al risultato definitivo. Concludo facendo una riflessione perché questa ordinanza del Consiglio di Stato è arrivata proprio 2 giorni dopo il Consiglio Comunale, dove era stata presentata una mozione di Fratelli d'Italia per appunto la sospensione del provvedimento d'esproprio, che è stata votata dalla maggioranza in modo contrario, quindi è stata bocciata l'8 giugno in Consiglio Comunale e ieri 10 giugno il Consiglio di Stato ci dà questa notizia. Quindi forse le forze politiche potevano ragionare diversamente, avere un po' di coraggio e prendere in mano questa situazione. Speriamo che questo sia un monito per il futuro. Grazie a tutti, ciao, alla prossima!